Con questo video noi andiamo a concludere questo quiz che vi ricordo abbiamo iniziato un po' di puntate fa e abbiamo risolto i quiz proposti fino al 14esimo, ok? Quindi con questo video risolviamo il 15esimo e il 16esimo per concludere il quiz, va bene? Allora, il 15esimo vi dice la parte principale della funzione f di x uguale a esponenziale di 1 meno il coseno di x meno x per il seno di 2x meno 1 per x che tende a 0 è. Ok? Quindi intanto andiamo alla lavagna, ci facciamo una lavagna nuova pulita. Ok? E quindi dice, metto così per ricopiare prima la funzione. La funzione è, mettiamola penna blu così ci vedete meglio, f di x uguale a esponenziale di 1 meno il coseno di x, poi meno x per seno di 2x e per finire meno 1, ok? E in sostanza si vuole la parte principale di questa funzione per x che tende a 0. Come ve l'ho già accennato in una delle puntate precedenti, che la parte principale di una funzione è semplicemente il termine più a sinistra dello suppositelo, in altre parole il termine più importante, ok? Andiamo perciò a fare lo sviluppo di Taylor di questa funzione, ma di che ordine ci serve? Questo, diciamo, è più o meno la cosa bella. Bella nel senso che bisogna andare a guardare, quando vedete, quando date un'occhiata alle proposte, avete una proposta di ordine 4, di ordine 2, 2, tra l'altro D e E sono false, no? Le proposte D e E sono false perché la parte principale è un unico termine, ok? Tra l'altro non può avere lo piccolo, non è uno sviluppo, è una parte principale, è un polinomio, ok? Quindi è un monomio, volevo dire, ok? Quindi D e E sono false, la parte principale è un monomio, Il monomio più importante dello sviluppo di Taylor, quello più a sinistra. Allora, da qui andiamo a capire che o facciamo lo sviluppo di ordine 4 o facciamo quello di ordine 2. Basta fare quello di ordine 2 per determinare se B e C sono false e se le proposte B e C sono false e quindi determinare se A è vera. Quindi andiamo a fare lo sviluppo di ordine 2 di questa funzione. Ok? Perfetto. Allora, prendiamo. Ormai avete capito il trucco. Parto dal coseno, ok? Perché. Allora, il coseno di x, lo sviluppo di ordine 2 è semplicemente 1 meno x quadro mezzi, va bene? Seno di 2x, se voglio lo sviluppo di ordine 2 del seno, perché ho qui il seno di 2x, dovrei fare, quindi qui la quantità è 2x. Quindi fa la quantità che è 2x meno la quantità al cubo diviso 6, che però questa parte cancello subito perché esula dalle mie, cioè è più di quanto mi serve, no? Perché mi serve fermarmi all'ordine 2, quindi questo è solo 2x più lo piccolo di x al quadrato. Mentre quindi la funzione, se volete riscriverla, diventa esponenziale di 1 meno 1 meno x quadro mezzi, ok? Meno x per 2x, ok? Per il seno, meno 1. Ci siamo? Perché vi ricordo, a me interessa sto piccolo. Va bene, allora, a questo punto fa quindi esponenziale di scusate, questo meno non c'è più, perché meno, per me, quindi fa esponenziale di x quadro mezzi, ok, meno 2x quadro, siamo
meno 1, ok? Ovviamente a questo punto bisogna fare tutta questa parte è già polinomiale. Andiamo a fare quindi lo sviluppo di ordine 2 anche di questo, ok? Siccome ho l'esponenziale di una quantità e guarda caso la quantità x quadro mezzi che tende a 0, ok? X quadro mezzi tende a 0, quindi posso usare il trucco dell'esponenziale. L'esponenziale della quantità fa quindi 1 più la quantità più e così via, va bene? Quindi lo sviluppo di questo qui mi farà 1 più la mia quantità che è x quadro mezzi. Dovrei proseguire con quantità al quadrato, però se lo facessi avrei x alla quarta che non mi interessa, ok? Quindi fa questo per l'esponenziale meno 2x quadro meno 1. Andando a semplificare l'1 e l'1 vanno via e quindi mi rimane solo x quadro mezzi meno 2x quadro che va a finire in meno 3 mezzi di x quadro più o piccolo di x quadro. Quindi vedete subito che la parte principale non ho bisogno di proseguire lo sviluppo perché questo qui, stando solo all'ordine 2, sono riuscito a vedere che la parte principale è meno 3 mezzi di x alla seconda. Qualcuno chiederebbe, ma se ci fosse un termine con x alla quarta, non mi interessa perché se ci fosse un termine alla quarta, comunque la parte principale rimarrebbe il termine più a sinistra o il monomio di grado meno elevato, ok? Quindi la risposta per questo quiz sarebbe quindi la B, ok? Perfetto. Quindi abbiamo 15B, ok? Bene. Allora, ci mettiamo una nuova pagina per l'ultimo quiz. No, qui è tutto sbagliato, ovviamente. Ok, quindi pagina nuova per l'ultimo quiz. Bene, a questo punto facciamo il quiz 16. Allora, il quiz 16 vi dà uno sviluppo di Taylor con un parametro n. Ok, notate che questo non è lo sviluppo di Taylor, è lo sviluppo di Taylor centrato in 2, però di ordine n più 1, non n. Ripeto, l'ordine del sviluppo si legge sul termine di errore, ok? Solo piccolo. Bene, questo per x che tende a 2. Allora, prima cosa vi dice, se n è dispari, allora f ha un punto di flesso in x uguale a 2, ok? Beh, allora andiamo prima a segniamoci prima questo sviluppo che dice f di x, fatemi cancellare la penna perché cambiare il colore della penna, che qui se no non si vede più nulla. Quindi dice f di x, lo sviluppo di f di x in 2 è 4 meno 3 per x meno 2 alla n. Ok, più o piccolo di x meno 2 alla n meno 1, alla n più 1. Perfetto, mi inganni. Allora, andiamo a ragionare sulla prima. Il primo punto dice che se n, allora torno al PDF in modo da farvelo leggere anche a voi. Il primo punto vi dice che se n è dispari, f ha un punto di flesso in x uguale a 2. Uno potrebbe essere tentato, nel senso che se n è 3, n 5, se n è 3, 5, 7, per quello che ci siamo detti prima, uno avrebbe un punto di flesso, no? Ok? Un punto di flesso discendente, nel senso che la funzione in 2 sarebbe una cosa del genere, scenderebbe come meno x cubo, ok? Però fate attenzione che tra i valori dispari di n, ok? Tra i valori dispari di n c'è anche 1. Cosa succederebbe se n
fosse dispari e se n fosse 1, vedete che lo sviluppo diventerebbe f di x uguale a 4 meno 3 per x meno 2 alla 1, ovviamente, ok, perché n è 1, più o piccolo di x meno 2 o piccolo di x meno 2 al quadrato. Questo vorrebbe dire che la funzione, che f di x è equivalente a 4 meno 3 per x meno 2, in qualche modo che f di x è equivalente a questa è una retta, no? Questo vuol dire che in un intorno di 2, va bene? Adesso non volevo fare il sottile, però questo vuol semplicemente dire che in un intorno di 2 la funzione si comporta come una retta, ok? E una retta, ovviamente, questo vuol dire che non c'è nessun punto di flesso. Ricordatevi che i punti di flesso si cerca l'esistenza dei punti di flesso quando la prima derivata non nulla è dispari ma di ordine maggiore di 1, ok? Quindi la A è falsa. Mentre se n è pari, quindi adesso ragioniamo sulla B. Se n è pari, f ha un massimo in x uguale a 0. Ecco, questa è una delle cose che gli studenti, ovviamente, per i quali gli studenti cadono facilmente in trappola. Notate che uno vi dice, se n è pari, ok, ci sarà punto di massimo. Ebbè, sì, va bene, nel senso che se è pari, stiamo dividendo di 2, 4, n uguale a 2, 4, 6 e così via. Quindi la forma, comunque, vedete che abbiamo un meno 3 per una cosa pari, quindi la forma è questa. Vabbè, però problema. L'affermazione dice in x uguale a 0, non in x uguale a 2. Ok? Però abbiamo lo sviluppo di Maclaurin. Vedete che l'affermazione la B dice in x uguale a 0, non in x uguale a 2. Però lo sviluppo di Taylor ce l'ho in 2. Va bene? E ribadisco, quando ho lo sviluppo di Taylor in un punto, posso dare informazioni sulla funzione solo in quel punto. Quindi in questo esercizio posso dare informazioni su questa funzione solo in 2. Quindi la B è falsa perché mi chiede di dare informazione in x uguale a 0. Ok? Bene, la C. Allora, la C è vera, semplicemente perché ogni volta che avete lo sviluppo di Taylor fino all'ordine n più 1, per trovare lo sviluppo di Taylor a un ordine inferiore, prendete i termini, quindi io ho lo sviluppo di Taylor fino all'ordine qui, ho lo sviluppo di Taylor fino all'ordine n più 1. Mi si chiede lo sviluppo di Taylor fino all'ordine n, vado nello sviluppo di Taylor fino all'ordine n più 1, prendo i termini fino all'ordine n, okay, che sono questi, e aggiungo l'errore, va bene? Quindi lo sviluppo di Taylor all'ordine n sarà tutti i termini che avevo nello sviluppo di Taylor di ordine n più 1 fino all'ordine n, ok? Quindi sarà semplicemente 4 meno 3 per x meno alla n. Se avessi avuto altri termini qui li avrei presi, quindi per trovare lo sviluppo di Taylor di ordine n prendo tutti i termini fino all'ordine n e poi aggiungo o piccolo di x meno x con 0 che è 2 in questo caso all'ordine n, ok? Quindi questo non vi deve stupire, no? Nel senso, se io per fare un esempio, se io vi do lo sviluppo incentrato in 4 e vi dico è 2 più 3 per x meno 4 più 7 per x meno 4 alla seconda più o piccolo di x meno 4 alla terza. Notate che qui questo sviluppo è uno sviluppo fino all'ordine 3. Se uno mi chiedesse di trovare lo sviluppo di questa funzione all'ordine 1, ok? Io, siccome ho già lo sviluppo fino all'ordine 1, all'ordine 3, non vado più a rifare i calcoli. Mi basterebbe solo prendere i termini del sviluppo fino all'ordine 1, che sono questo. L'ordine 1 vuol dire
la funzione poi la derivata prima, no? Quindi lo sviluppo di ordine 1 sarebbe semplicemente 2 più 3 per x meno 4, ok? Più O piccolo, tutto quello che viene è O piccolo di x meno 4 alla 1. Ci siamo? Quindi è quello che in realtà abbiamo fatto in questo esercizio. Ho semplicemente preso il termine fino all'ordine n ed ho aggiunto il termine di errore all'ordine 4, all'ordine n. Va bene? Quindi così facendo la C è vera. Ok? Andiamo poi a capire perché le altre sono false. Allora. Se n è pari, f è concava in x uguale a 2. Allora, ragazzi, io la definizione di concavità di una funzione in realtà è in generale è un po' più complessa di quello che si insegna ai corsi di analisi 1. Nel senso che per uno studente di analisi 1, fatemi farlo meglio. Ok, facciamo un disegnino simpatico. Vabbè, non per, allora, in generale, cosa vuol dire che una funzione è concava? Se disegno questa funzione qui, ok, la definizione di concava dovrebbe essere una cosa che funziona non per un punto, ma per un intervallo, ok? Se prendo l'intervallo qui da A a B, notate che ogni volta che prendo due punti x e y, qui, se faccio questo che è f di x, questo che è f di y, ok? Questa retta, la retta in qualche modo, la retta che passa per x, per questi due punti, è sempre sotto al grafico della funzione. Questo vuol dire essere concava. Quindi in realtà la definizione di concavità è una cosa che si dovrebbe dare per un intervallo completo, ma diciamo per estensione ai corsi di analisi 1 vi si dice che la funzione è concava in x con 0, okay? Se f secondo di x con 0 è minore di 0, okay? Però stando a questa definizione, quindi stando a questa definizione, che f è concava in x con 0 se f secondo di x con 0 è negativo, stando a questa definizione puntuale data ai corsi di analisi 1, ok, la D è falsa. Perché? Perché anche se n è pari, quindi vi ricordo che lo sviluppo di Taylor è 4 meno 3 per x meno 2 alla n più o piccolo di x meno 2 alla n più 1. Allora, anche se n è pari, se assumiamo che n sia pari, n potrebbe essere ad esempio 4. In qual caso lo sviluppo di Taylor sarebbe 4 meno 3 fattore di x meno 2 alla quarta più o piccolo di x meno 2 alla quinta. Ma se fosse così, vuol dire che la derivata seconda in 2 è 0 e che quindi la funzione non è concava, ok? Non è concava in 0. Ripeto, stando a questa definizione di definizione di concavità puntuale, ok? Ultima proposta invece, l'ultima dice, F ha un punto stazionario in x uguale a 2. Ragazzi, anche questa volta, una volta di più è falso. Ok? Dice che F ha un punto stazionario in x uguale a 2. Cosa vuol dire che F' di 2 è uguale a 0? Ma no, non è vero, questo è no. Perché? Se n è uguale a 1, lo sviluppo vi fa f di x uguale a 4 meno 3 per x meno 2 più o piccolo di x meno 2 al quadrato. Questo vorrebbe dire che f' di 2 è meno 3.
qui, ok? Quindi non è vero che x uguale a 2 è sempre un punto stazionario, nel senso che n potrebbe essere uguale a 1. Perfetto, con questo abbiamo concluso questo quiz e nei prossimi video andremo a risolvere quiz relativi ad altre settimane. Ok, come al solito vi ricordo che nei commenti potete ovviamente trovare avete lo spazio per scrivere quello che non avete capito, per scrivere dei commenti, suggerirmi e fare dei suggerimenti, ovviamente. Ok? Vi ringrazio per l'attenzione, ragazzi.